le videoguide di Intesa San Paolo. Scopri le funzionalità dell'app La Tua Banca. Con questa videoguida scopriamo come utilizzare comodamente dal tuo smartphone e tablet la funzionalità blocco e sblocco carte a seguito di smarrimento, furto o contraffazione. Ti ricordiamo che per accedere a tale funzionalità occorre essere titolari dei servizi via internet, cellulare e telefono della banca e avere collegato una carta abilitata. In particolare, per effettuare lo sblocco di una carta è necessario che sia associata a tali servizi in modalità dispositiva. Sono sufficienti pochi passaggi. Ti basterà inserire i dati richiesti, verificarli e confermare l'operazione. Avvia l'app La Tua Banca dal tuo smartphone o tablet e dalla sezione Il tuo conto seleziona la funzione Gestione carte. A questo punto effettua il login inserendo il codice titolare, il codice PIN e il codice generato dalla chiavetta o key. Dopo il login, seleziona la carta che vuoi bloccare dall'elenco. E scegli la voce Blocco carta nella schermata successiva. Seleziona il motivo per cui vuoi bloccare la carta, scegliendo tra smarrimento, furto o contraffazione. A questo punto inserisci la data dello smarrimento e indica se riguarda anche il PIN. Ricorda che in caso di blocco per furto o contraffazione è necessario trasmettere alla banca la copia della denuncia. Puoi farlo attraverso il tuo internet banking o in filiale. Ora non ti resta che verificare la correttezza dei dati nella finestra di riepilogo e convalidare l'operazione con il codice generato dalla chiavetta o key. Riceverai un messaggio di presa in carico dell'operazione. Ti ricordiamo che in caso di blocco per smarrimento, puoi richiedere lo sblocco della carta direttamente dalla funzionalità Gestione carte. Se avessi bisogno di chiarimenti, contattaci al numero che trovi nella sezione Utilità, alla voce Numeri utili, oppure tramite Facebook o Twitter. Prova anche l'accesso veloce, che puoi attivare per accedere alle informazioni sui tuoi rapporti senza digitare il codice o key. L'app La Tua Banca è disponibile per dispositivi Apple, Android, tablet Amazon e Windows Phone. Guarda anche gli altri video. Il tuo conto, seleziona la funzione Gestione carte. A questo punto effettua il login inserendo il codice titolare, il codice PIN e il codice generato dalla chiavetta o key. Dopo il login, seleziona la carta che vuoi bloccare dall'elenco. E scegli la voce Blocco carta nella schermata successiva. Le videoguide di Intesa San Paolo. Scopri le funzionalità dell'app La Tua Banca. Con questa videoguida scopriamo come utilizzare comodamente dal tuo smartphone e tablet la funzionalità blocco e sblocco carte a seguito di smarrimento, furto o contraffazione. Ti ricordiamo che per accedere a tale funzionalità occorre essere titolari dei servizi via internet, cellulare e telefono della banca e avere seleziona il motivo per cui vuoi bloccare la carta scegliendo tra smarrimento, furto o contraffazione. A questo punto inserisci la data dello smarrimento e indica se riguarda anche il PIN. Ricorda che in caso di blocco per furto o contraffazione è necessario trasmettere alla banca la copia della denuncia. Puoi farlo attraverso il tuo internet banking o in filiale. Ora non ti resta che verificare la correttezza dei dati nella finestra di riepilogo e convalidare l'operazione con il codice generato dalla chiavetta o key. Riceverai un messaggio di presa in carico dell'operazione. Ti ricordiamo che in caso di blocco per smarrimento, puoi richiedere lo sblocco della carta direttamente dalla funzionalità Gestione carte. Se avessi bisogno di chiarimenti, contattaci al numero legato a una carta abilitata. In particolare, per effettuare lo sblocco di una carta, è necessario che sia associata a tali servizi in modalità dispositiva. Sono sufficienti pochi passaggi. Ti basterà inserire i dati richiesti, verificarli e confermare l'operazione.
Avvia l'app La Tua Banca dal tuo smartphone o tablet e dalla sezione